Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Dietilamide 2 di Glason e Zyrtec. Secondo estratto di Urania, il primo è stato Al Pacino, traccia che ho ascoltato, è una bomba. E state tranquilli, anche se non faccio le reaction a queste canzoni, io le ascolto. E soprattutto, quando non vedete le reaction è perché poi andrò a reactare il progetto ufficiale. È solo questione di tempo. Per Dietilamide 2 ho voluto fare un'eccezione perché c'è anche un video che, a quanto ho visto dal trailer, perché ovviamente non ho ascoltato nulla, sembra fatto veramente bene, quindi ero molto curioso. Sequel della prima Dietilamide, contenuta in Pip-Boy 2, album che ho reactato, tra l'altro una delle reaction più vecchie del canale, delle primissime proprio. E devo dire che già quella canzone è molto bella, nonostante, non andrò a mentire, ci sono canzoni sia nella carriera di Glason che quella di Zyrtec che mi piacciono di più. Comunque sia, allo stesso tempo sono curioso di questa seconda parte, quindi senza perdere troppo tempo, io direi andiamoci a guardare il video. E non dirmi chi sei, non voglio scoprirlo. Ok. Anche se me lo dirai tu. Molto cupa come la prima. Ho già ricaricato la pistola. Ti ho cercato nella pioggia. E io non cambio mai, mai. Il video è fatto bene, raga. Hai mai avuto paura? Ecco zio. Io di te sì. Ok. Non c'ho tutti i problemi. Lo giro sulla mia natura. Ok. Mi sono fatto le ossa. Io che è quello che non faccio. Non sono meno perché. È gelato. Ah no, è un cuore. Il fegato morente ma da rimorso. Ora vanno giù. Ok. Compro Balenciaga, non basta il drip. E tu solo okay. Che il cuore ad un'altra pista. Ora metto Valentina e Troia, sono figurino innamorato delle bello. Droghe, delle del rione. Sai come la droga è scaricata dentro i cessi. Ti amavo, ti ho lasciata dentro il pece che potessi. Ok. Allora, confermo subito Urania fuori il 4 giugno perché sto leggendo la descrizione perché volevo fare un po' di shoutout generali. La produzione del pezzo è molto figa anche con questo switch nella seconda parte che secondo me riesce ad arricchire sia la prima che la seconda perché dà quel senso di distacco e quindi riesce ad apprezzare la prima parte un po' melodica e anche la seconda nonostante non sia totalmente hard, però comunque c'è questo stacco che, ripeto, mi è piaciuto veramente molto. Il pezzo è stato prodotto da NDR, Delave e Moz, inutile sprecare altre parole per almeno Delave e Moz che conosco e sono fortissimi. NDR, sarò sincero, non credo di conoscerlo. Il video poi è stato diretto da Davide Rosano, che se non sbaglio ha già curato qualche altro video di Glason, forse proprio anche la prima Dietilamide, non vorrei dire una stronzata. E poi vabbè, ci sono anche ovviamente chi ha curato l'abbigliamento, il trucco, perché è fatto veramente bene, quindi complimenti a tutti perché hanno spaccato. Sì, comunque sono andato a controllare adesso, Davide Rosano ha anche curato il primo video di Dietilamide, che ai tempi però era stata solo prodotta da Delave. Comunque, It, la canzone è molto bella, anche molto particolare, tra l'altro da anche, come hanno detto sia Glason che Zyrtec sui loro vari profili social, il pezzo è stato registrato qualche mese dopo la prima versione di Dietilamide, quindi nel 2019. E questo secondo me lo si può anche sentire perché si sente che non è lo stile più recente di Glason. Un dubbio che ho sempre avuto era che cazzo fosse il Dietilamide, l'ho cercato su Google, il primo risultato è Wikipedia che ti indirizza al significato di LSD, quindi immagino che comunque faccia riferimento a quella droga lì o comunque quella sostanza psichedelica, così come dice qui. C'è anche secondo me una cheat a LSD proprio di A$AP Rocky, perché da quello che so è uno dei rapper preferiti di Glason, soprattutto questo video in alcune scene lo ricorda un po', ovviamente parlo del video di LSD. Al di là di questo, il pezzo è davvero molto bello. L'hype per Urania cresce di giorno per giorno. Se andiamo ad analizzare i due singoli estratti fino ad ora di Urania, sono praticamente l'opposto, perché abbiamo Al Pacino che è tipo una traccia anche molto influenzata dalla trap, e poi c'è questa che è sicuramente una canzone molto più particolare. Io ho tanto hype, confido in Glason perché secondo me sta facendo veramente un lavoro assurdo, specialmente negli ultimi 2 anni sta rilasciando un casino di musica e anche di un discreto livello, quindi diciamo che mi sono anche creato abbastanza aspettative su questo disco. Voi cosa ne pensate?
pensate? La canzone vi è piaciuta? Vi aspettavate di più? Avete preferito Glasno Sirtek? Siete in hype per Urania? Fatemelo sapere come sempre qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altri video, altre reaction e tutto quello che carico qui sopra. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.